E quindi siamo adesso, quindi siamo alla seconda parte del filmato riguardanti l'architettura in negativo. Adesso Francesco Carta cercherà di chiarire questo concetto importante dal punto di vista archeologico e anche dal punto di vista della visione e ristrutturazione della cultura nuragica e pre-nuragica in Sardegna. Quindi architettura in negativo. Facciamo un attimo il concetto di architettura. Architettura significa costruire, realizzare, chiudere un ambiente in cui dentro ci sta l'uomo con la sua famiglia, oppure un ambiente in cui poi lì verranno deposti i loro defunti. Quindi l'architettura col bene positivo la si ottiene costruendo, aggiungendo materiale l'uno sull'altro, sino a coprire uno spazio, sino a chiuderlo in sé. Mentre l'architettura in negativo è quella che crea degli ambienti scavando la massa rocciosa, togliendo del materiale, ma alla fine di questo togliere abbiamo una serie di stanze, una serie di spazi che sono collegati fra di loro dai portelli. Venivano utilizzate naturalmente come sepolture, sepolture collettive, sepolture dell'età del rame, sepolture di un'epoca preistorica più antica, precedente da quella dei dolmen. Ancora non vengono realizzate le architetture in positivo, siamo sempre in presenza dell'architettura in negativo. Il periodo più bello per la Sardegna è la cosiddetta cultura di San Michele. Perché Ozieri. Di Ozieri o di San Michele? La cultura di Ozieri deriva dal nome stesso della località, cioè le grotte di San Michele che si trovano nella città di Ozieri, dove sono stati rinvenuti dei manufatti in terracotta caratteristici per la decorazione geometrica graffita sulla terracotta prima della sua cottura, con dei disegni così fantasiosi, così interessanti da aver portato gli archeologi a ritenere che quella civiltà che ha potuto produrre un materiale così bello, così decorativo, vuol dire che era una civiltà sana. Ma che tipo di decorazioni? Le decorazioni sono a bande, con linee ondulate, con semicerchi. Come fa uno studente a riconoscere la cultura di Ozieri, faccio l'esempio della cultura di Bonannaro o di Bonovino? Allora, la cultura di Ozieri è più antica sia di quella di Bonannaro. La cultura di Bonannaro in definitiva ci apre le porte alla civiltà nuragica. La cultura di Bonannaro, i vasi hanno una loro forma ben definita, quasi mancano di decorazione, hanno solo delle forme, non sono decorati. Mentre la cultura più antica, quella cosiddetta appunto di San Michele o di Ozieri, sono delle vetovaglie, sono dei manufatti in ceramica decorati, dei piatti che sono decorati non solo all'interno ma anche all'esterno, con festoni, motivi geometrici, simmetrici, con una spontaneità, realizzati senza un vero e proprio progetto, quindi hanno quella autenticità dell'immediatezza della creazione. L'artista crea questi prodotti in maniera istintiva. In questo momento si usa l'architettura in negativo. Questi manufatti li troviamo dentro le Domus Deianas e quelle anche più belle, più complete, perché queste Domus Deianas riproducono la casa da vivo del morto, del defunto che viene lì deposto. Abbiamo infatti in queste Domus Deianas le pareti decorate con bassorilievi che riproducono motivi religiosi e motivi decorativi. Hanno l'ambiente principale realizzato nel soffitto con il tetto, il disegno del tetto a due spioventi, per esempio. E questo non avviene anche a Mesonte, dalle parti di Ossi. Una di queste, uno degli esempi più belli, sono proprio nell'area di Ossi, di Sul Montes, della zona del Sassarese, perché probabilmente perché la roccia lo consentiva ad una lavorazione più raffinata e più abbondante. Infatti qui abbiamo delle Domus Deianas bellissime, con tanti ambienti, sono collegati l'uno con l'altro,
attraverso portelli e con delle decorazioni sempre più belle che sono realizzate a bassorilievi o a graffiti. Abbiamo due motivi religiosi, due elementi della religione che sono le prottomi, cioè le teste e le corna del bue, che sono espresse in maniera sempre più varia. Andiamo da quelle più naturalistiche, che riproducono le corna quasi così come sono, come per esempio in una tomba di Padria, a Sasconcas. Oppure abbiamo delle tombe con delle prottomi, con delle corna di toro allungate in maniera orizzontale, con le punte solo ricurve verso l'alto, che sono quindi molto geometrizzate, come sono per esempio la Russia. L'altro elemento molto importante della spiritualità di questi popoli dentro gli homos sono la cosiddetta falsa porta. E con la falsa porta chiudiamo la seconda puntata ringraziando Francesco Carta per l'apporto che ci ha dato per quanto riguarda l'architettura in negativo. E adesso la prossima puntata parleremo di questo episteme della falsa porta.